Siamo con Edoardo. Ciao Edoardo, benvenuto tra di noi. Edoardo Ciao Cristian. è riuscito a trovare finalmente uno slot per noi dopo che credo abbia fatto tipo 10 giorni consecutivi di corsi dal vivo. Posso garantire che non è un'attività semplice perché i corsi dal vivo tolgono un sacco di energie fisiche. Confermi? Confermo, confermo, è stato un periodo bello intenso, però dai, finché c'è da fare si fa. Benissimo. Significa che qua le persone vogliono fare i corsi dal vivo nonostante magari si siano ancora gli ultimi giorni di mascherina. Poi adesso mi sembra che tra qualche giorno la togliete lì in Italia, all'aperto, in zona Non me lo bianca. auguro perché andare in giro sempre costa cacchio di mascherina non te lo riscattano. Comunque si sta tanto adesso, si comincia con l'estate, con i caldi e allora sarà tutto più semplice, tutto più tranquillo anche qua. Benissimo. Oggi parliamo di autocomunicazione, ok? Perché è importante con le ragazze. Ora non so nello specifico cosa tu intenda, ma io penso a qualcosa tipo quello che io dico a me stesso. Esattamente, esattamente, proprio la comunicazione interiore che abbiamo con noi stessi, quando noi andiamo a fare praticamente è una questione di mentalità, quando noi andiamo a fare quelle cose che non siamo mai abituati a fare, che magari potrebbe essere anche conoscere una ragazza direttamente per strada, non l'abbiamo mai fatto, è chiaro che comunque la nostra mente comincia a lavorare e a comunicarci delle cose sbagliate tendenzialmente, ci continua a frenare su queste cose che tendenzialmente dobbiamo imparare a fare, non riusciamo a fare. Per questo che il comunicare, l'avere la giusta comunicazione, comunque riuscire a comprendere, a capire bene anche come comunicare in maniera più efficace possibile, può portare sempre molti più risultati, ma anche la stessa impressione che riusciamo a dare alla ragazza, perché se riusciamo a comunicare anche in una maniera efficace con noi stessi e riusciamo anche ad essere più tranquilli e sereni proprio anche nel momento in cui andiamo a conoscere la ragazza, lei sarà quindi più propensa a restare lì. È per questo che tante frasi come magari quella è una ragazza impegnata, lei sicuramente avrà da fare, la vado a disturbare, sono frasi che continuano a martellarci in automatico. È per questo che noi dobbiamo limitarle, bloccarle e dire no, aspetta, proviamo a utilizzare un'altra comunicazione, altre frasi che possiamo dire della serie. Vediamo se gli dico così cosa mi risponde. Già questo ti porta a livello mentale a arrivare dalla ragazza in un'altra maniera, un'altra situazione. E stessa roba quando finisce, perché ovviamente lo sai anche te, Christian, tante conoscenze si fanno. Alcune volte veniamo anche rimbalzati. Chiaro. Allora, là anche la comunicazione cosa fa? Ci continua a frenare, ci continua a dare altri motivi per continuare a non fare. E sta là proprio la nostra autocomunicazione. Bene, sono arrivato a questo, sono riuscito a fare questa cosa. Vediamo anche i lati positivi che c'è, che siamo riusciti ad avere. Tanti ragazzi sbagliano proprio questo, cioè si continuano veramente a spalare merda addosso ed è ovvio che tanti risultati fanno fatica dopo ad arrivare. Questa è una questione puramente di mentalità. Assolutamente. Tu che sei ai corsi dal vivo, no? Quante volte noti questa problematica? Ma molto spesso, a dire il vero, soprattutto quando ci sono i ragazzi che sono essenzialmente da soli, che vogliono che stanno un attimo, ci sono magari pochi studenti, non riescono tanto bene a fare gruppo, non si danno manforte a vicenda. E allora tendono di conseguenza a parlare solo con se stessi, ad avere un'autocomunicazione tra l'altro del tutto errata. Tanti ragazzi, addirittura uno mi aveva detto dopo una giornata individuale che avevamo fatto, se ne viene fuori con un guarda, Edo, forse è una cosa che non voglio veramente, non è veramente un mio desiderio. Cioè, lui addirittura dopo tutta una serie di difficoltà è arrivato a fine giornata ad autoconvincersi che forse lui non lo voleva veramente. Cioè, è una comunicazione del tutto errata. Quando ho detto, ok, sto facendo i primi passi, ci sono step by step, vari step da ottenere. Il primo è quello di riuscire a buttarsi perché è una delle prime emozioni. È chiaro che se non riusciamo ad arrivare, il primo step non ci sarà assolutamente. Una di queste cose è proprio l'autocomunicazione efficace che abbiamo con noi stessi per riuscire ad andare poi allo step successivo, che allora saranno tutte le altre via via dicendo. Non so se ti è mai capitato anche le prime volte quando anche te andavi a conoscere la ragazza. Beh, Sì, me mi la prendo. ricordo. Sì, c'erano diverse occasioni dove
specialmente all'inizio, no? Cioè, ti veniva sempre da rimandare il momento perfetto, no? Perché adesso c'è l'amica e poi si sta girando. Cioè, all'inizio, poi ho compreso veramente molto presto queste criticità e niente, mi buttavo sempre sin da subito perché se io lo faccio subito, poi sono a posto. Poi non ho bisogno, diciamo, di inventare le cose con i sovraschemi della mentalità e quant'altro, no? Per cui Esatto. prima tu agisci, prima mandi una comunicazione potenziante a te stesso, ma soprattutto qui è fondamentale il dialogo interiore, no? Come tu lo continui ad alimentare e Esatto. se tu continui a buttare dentro pensieri positivi. Che tu chiaramente ce la fai, ce la vuoi fare, che hai già superato le difficoltà, che in ogni momento possibile lo sfrutterai. E ecco, questo è proprio la base per andare da uno step all'altro costantemente. Esatto, e che io dico anche e soprattutto alla fine della conoscenza, perché alla fine della conoscenza possiamo vedere o la cosa, rivivere la stessa situazione nel peggiore delle situazioni della serie, fatto una figura di merda, meglio che non faccia più la stessa cosa, oppure, bene, ho fatto già questa cosa qua, vediamo come poter proseguire e andare avanti. Assolutamente sì. Perfetto, Edoardo. Ti ringrazio. Alla prossima. Ciao. Alla prossima, ciao Cristian.